pecore stanno molto attente ai rovi? Cos'è? Mi seguite tutti? Là in fondo, non perdetevi! E adesso, al lavoro! Prego! Bene, bambini. Io mi chiamo Mario e faccio uno strano lavoro. Cioè, io faccio i libri per bambini come voi. A me capita abbastanza spesso di incontrare appunto bambini e ne trovo sempre qualcuno che dice io non sono capace di disegnare. Il disegnare si impara come tutte le altre cose. Lo so che a parlare sembra facile, soprattutto che a parlare è uno come me che lo fa da tanti anni di mestiere. Allora io per dimostrarvi che ho ragione, adesso facciamo un giochino insieme che io chiamo il dettato di disegno. Io qui alla lavagna disegno delle cose, dei cerchi, dei triangoli, delle lettere dell'alfabeto. Voi cercate di fare, seguendo i miei tempi, le stesse cose e poi alla fine vediamo cosa salta fuori. Non ve lo dico prima perché sennò non c'è la sorpresa, eh? Vi va bene? Cominciamo? Cominciamo da un cerchio, lo faccio prima io, attenzione. Grande, più o meno come il piattino di una tazzina di caffè. Sei un po' piccino, ma devi stare attento poi a non... Ci puoi stare dentro, sennò prendi un altro foglio e fanno un po' più grande. Anche tu. Tanti fogli li abbiamo. Adesso, in mezzo al cerchio, disegniamo un triangolo con la punta verso il basso. Benissimo. Con la punta verso il basso avete fatto, vero? Anche tu? Sì, ok. Adesso sopra questo triangolo ne costruiamo un altro, però un po' più stretto e lungo, un po' come il tetto di un campanile, eh? Siamo tutti? Adesso, se quello è il tetto di un campanile, pensate a due palloncini che sono finiti sul tetto del campanile, tondi, li faccio prima io, eh? Due cerchietti, uno da una parte e uno dall'altro. Anche se non vi vengono uguali non importa, eh? Anche i miei sono un po' diversi uno dall'altro. Adesso vi ricordate Braccio di Ferro? Che ha un'ancora tatuata sul bicipite qui. L'ancora di una nave è fatta così, io la disegno qui, voi non fatela, è solo per ricordarvi com'è fatta. Un'ancora della nave la mettiamo qui sotto. Così. Vediamo se viene fuori un leone. Comunque. Adesso ecco, la lettera G, G come gatto, in stampatello maiuscolo, è fatta così, guardate, per chi non se la ricorda. Ok? Una lettera G all'altezza degli occhi. La mettete qui e serve fare un orecchio del leone. Ecco, dall'altra parte un'altra lettera G girata dall'altra parte. Adesso, prima riempite di colore questo primo triangolo che avete fatto, così si capisce meglio che è il naso. Adesso la criniera, come diceva giustamente qualcuno. La criniera vuol dire che i leoni hanno i capelli lunghi, tutti in fuori, così, no? Per fare la criniera, pensate come se fosse i raggi del sole o l'erba di un prato, tutto attorno.
facciamo un altro giro che passi anche dietro le orecchie. Allora, non dimentichiamoci, i pallini in mezzo agli occhi per far vedere che non è cieco, eh? Dei puntini qui che sono i baffi. Poi possiamo fare delle piccole lettere V qui sotto per far uscire le zanne. Poi lo facciamo arrabbiato questo leone? Sì! Dai, eh? Allora, per farlo arrabbiato, guardate, basta fare una grande lettera V. Qui, sopra gli occhi, ed ecco che è con la faccia arrabbiata. Ecco, abbiamo finito il leone, anzi quasi finito. A proposito, chissà perché i leoni hanno quella coda con un ciuffetto in fondo. A cosa serve la coda a ciuffetto del leone? Bene bambini, siete pronti a rifare il leoncino di Mario? Disegnate sul vostro foglio un cerchio grande come una tazzina di caffè, un piccolo triangolo nel centro con la punta in giù e sopra un altro triangolo come il tetto di un campanile. Adesso due piccoli cerchi sopra il triangolo e una piccola ancora sotto il triangolo per fare la bocca. Disegniamo due piccole lettere G all'altezza degli occhi per fare le orecchie. Riempiamo il triangolo per fare il naso e iniziamo a disegnare dei raggi di sole sul cerchio per fare la criniera. Ora disegniamo altri raggi di sole partendo da sopra le orecchie. Disegniamo dei piccoli puntini per fare i baffi, altri due piccoli punti per gli occhi e due piccoli triangoli per i denti. Allora, ci siamo fin qui? Sapete tutti come è fatto un uovo? L'uovo di gallina. Adesso lo faccio qui in piccolo per chi non se lo ricorda, è fatto più o meno così. D'accordo? Un uovo così lo mettiamo però in orizzontale, lo faccio prima io. Così. Adesso fatelo voi. Se non è perfetto va bene lo stesso, Anche se sembra un uovo di formica. O... Adesso la lettera S, stampatello maiuscolo. Una grande S la facciamo qui, così. Ci siamo fin qui? Adesso raddoppiate la S. Benissimo. Adesso il numero 4. No, il numero 4. Quello fatto così. Ve lo ricordate? Non quello fatto così. Un grande numero 4, un grande numero 4 lo scriviamo qui sotto, così. Ci siamo? Allora, qui adesso fate un cerchio. Che cosa ha detto? Un fenicottero, una gru, sono tutti trampolieri, Quello che cambia è il becco. Allora, se facciamo con il becco dritto, può essere una cicogna o una gru. Per fare il becco qui, fate una grande lettera V stretta stretta, così. Vedete? Qui facciamo una mezza nuvoletta per fare le ali. Qui dietro un po' di ciuffi d'erba per fare la coda. Ah no, non dimentichiamoci il pallino dell'occhio, sennò questo povero uccellaccio non ci vede.
Magari possiamo anche fargli un ciuffo qui, eh? Ah, naturalmente le zampe bisogna farle più grosse, perché sennò... Eh sì, e qui magari gli facciamo come fossero dei ciuffi di insalata per fare la zampa. L'altra, quella dritta, siccome sono quasi tutti animali che stanno in acqua, non la disegniamo, facciamo il segno dell'acqua. E così non dobbiamo disegnare l'altra zampa e ci risparmiamo una fatica. Ecco, a questo punto avete disegnato un fenicottero, un animale, un trampoliere. Ma vi siete mai chiesti perché i trampolieri stanno sempre con la zampa ripiegata? I trampolieri hanno sempre una zampa alzata? Sì? Che? Oh, sì! T'hai visto? Bene, bambini, siete pronti a rifare il trampoliere di Mario? Prendete carta e matita e disegnate sul vostro foglio bianco un uovo disposto in maniera orizzontale. Ora fate un segno come la lettera S e unitela al cerchio a forma di uovo. Raddoppiate la S e poi disegnate un piccolo cerchio per fare la testa. Per fare il becco, disegnate una grande lettera V sotto il cerchio, disegnate un piccolo ciuffo d'erba per fare la coda e poi una mezza nuvoletta per le ali. Scrivete un grande numero 4 sotto l'uovo e raddoppiatelo per fare le gambe. Un piccolo ciuffo di insalata per fare le zampe, un piccolo ciuffo sulla testa e un altro triangolo per completare il becco. Beh, io sono curioso di vedere i tuoi disegni. Mandali qui, li metteremo nella galleria dello zoo pazzo.